Nelle ultime ore, Gianmaria Antinoffi ha fatto un'altra rivelazione oltre a quella a Miriana Trevisan. Ho fatto un video, se non l'avete visto, ve lo lascio qui nel pallino di informazioni. E l'ha fatta a Alex Belli. Confidandosi con lui, ha svelato di aver preso degli accordi speciali con la produzione del GF per creare casini con le donne all'interno della casa. Ha spiegato che sarebbe stato più che disposto ad andare a letto con una delle sue coinquiline VIP, pur avendo a casa una fidanzata che lo aspetta, la stessa che sui social ha affermato di non essere più seguita dal suo profilo ufficiale. Ovviamente Gianmaria ci ha tenuto a specificare che avrebbe inscatenato tali casini soltanto se la produzione avesse inserito donne piacenti da conquistare. I telespettatori, ascoltando le sue parole, si sono adirati, considerando l'imprenditore un costruito. Non solo, le sue affermazioni mettono in ombra lo staff che lavora dietro al famoso reality e lo stesso Signorini, che potrebbe avere delle ripercussioni dopo queste parole. Parte il totonome su chi sarà la sua vittima. Tutti gli occhi sono puntati sull'ultima arrivata, Sophie, ex tronista di Uomini e Donne. Intanto Gianmaria ha potuto scoprire cosa pensa il pubblico del suo ingresso a Cinecittà grazie alla social room, rendendosi conto che in tanti lo hanno brutalmente criticato, accusandolo di avere come unico argomento solele il loro flirt. Amareggiato, Gianmaria è tornato a parlare dell'idea di abbandonare il programma dopo la puntata di oggi su Canale 5. Il partenopeo ha confidato ad Amedeo Goria di voler chiarire una volta per tutte la situazione con la Sorge per poi lasciare il GF VIP sabato mattina. Il concorrente terrà fede alle sue intenzioni o si tratta di una minaccia a vuoto? Certamente l'abbandono di Gianmaria potrebbe drasticamente cambiare le dinamiche del gioco, portando Soleil a sentirsi più libera e magari a creare una love story nella casa. Cosa ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.